Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: secondo un membro della famiglia Rodriguez ci sarebbe un complotto per denigrare la sua famiglia. Ecco la dichiarazione. Complotto Belen Rodriguez. Nella puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda lunedì 18 aprile 2022, a lasciare il gruppo dei naufraghi è stato Jeremias Rodriguez, dopo che qualche giorno prima era stato suo padre Gustavo a dover abbandonare l'isola principale e sbarcare su Playas Gamada. Jeremias Rodriguez e le parole sulla sua famiglia. Diversamente dal Rodriguez Senior, Jeremias ha deciso di abbandonare il reality senza avere la possibilità di ricominciare il suo percorso sulla spiaggia riservata per gli eliminati dal televoto. Rodriguez. Nonostante le continue parole di convincimento da parte di Clemente Russo, della conduttrice Ilary Blasi e degli opinionisti, Jeremias ha deciso di tornare in Italia per rivedere la sua fidanzata Deborah e per dare ai telespettatori un annuncio molto particolare, al momento ancora misterioso. Il fratello di Belen, prima di abbandonare del tutto l'isola, ha spiegato che la sua decisione di partecipare nuovamente al reality è stata presa per permettere a suo padre di entrare in gioco e nel mondo televisivo, e ha dichiarato che nonostante abbia partecipato sia alla seconda edizione del Grande Fratello VIP che alla 14ª edizione dell'Isola dei Famosi, lui non ama i reality. Rodriguez, ipotesi di complotto nei confronti della loro famiglia. Dopo queste parole, Vladimir Luxuri ha chiesto il perché, dato che non ama molto questo genere di programma televisivo, il pubblico lo conosce solo per le sue partecipazioni in alcun reality. Jeremias, durante la puntata ha avuto anche un crollo emotivo dichiarando di non essere aggressivo come spesso potrebbe risultare agli occhi del pubblico, ma di essersi creato col tempo una sorta di corazza per via di un passato turbolento che ancora oggi rimane nel mistero nonostante molte persone ne abbiano parlato. Anche Antonio Zechila, primo eliminato del reality, ha ammesso di essere venuto a conoscenza, tramite Gustavo, del passato del ragazzo. L'accusa di accanimento. Secondo Jeremias c'è una sorta di pregiudizio nei confronti dei membri della famiglia Rodriguez per via dell'importanza del suo cognome dato l'abbinamento automatico con sua sorella Belen. Sono un Rodriguez e per via del cognome subiamo attacchi da ben 15 anni, afferma Jeremias, non è una cosa che mi sono cercato, mi è arrivata di rimbalzo. Io sono una persona umile e non ho mai preteso di comandare nessuno. Quando ho litigato ho forse alzato un po' troppo la voce, ma ho sempre rispettato gli altri. Su di me c'è stato un accanimento. Rodriguez, ipotesi di complotto nei confronti della loro famiglia. Sul web il pubblico si è diviso, alcuni a sfavore di Jeremias continuandolo a considerare aggressivo e superbo, altri invece sembrano aver capito la sua situazione a tal punto che qualcuno ha anche scritto su Twitter di comprendere alcuni suoi atteggiamenti che a volte vengono travisati come impetuosi ma sono soltanto un modo di difendersi per via di un passato non del tutto felice. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.